Grazie Presidente, colleghi deputati, rappresentanti del governo, ma non vorrei essere banale, evidentemente le considerazioni che sono state fatte fin qui sono tutte sagge, lineari, comprensibili, del resto ci stanno accompagnando non solo nel dibattito d'aula ma anche nel dibattito in commissione, ci sono almeno due provvedimenti incardinati che stanno affrontando sia la problematica del finanziamento ai partiti, della trasformazione del finanziamento pubblico e dei rimborsi elettorali prevalentemente in altre formule di finanziamento indiretto, e sia una disciplina per le attività di lobbying che tenda in buona sostanza anche a fare chiarezza rispetto al rapporto tra i gruppi di interesse più o meno grandi e i partiti stessi, e quindi indirettamente verso le istituzioni e i governi. Io penso che sia indispensabile, lo dico soprattutto a quei colleghi che hanno chiesto la sospensione nell'erogazione dei rimborsi elettorali, penso che oggi è vero che c'è una sorta di tsunami di antipolitica che si è scaraventato verso le istituzioni, però è anche vero che la risposta, a mio giudizio, che pretendono i cittadini non è una risposta demagogica, è una risposta di autenticità, anche di assunzione di responsabilità. È questo che è mancato negli ultimi 10 anni, negli ultimi periodi in cui si è messa la testa sotto la sabbia, si è avvallato un processo di gestione monocratica dei partiti, si è avvallato un processo di rimborsi elettorali che viceversa non avevano praticamente niente a che fare con le spese sostenute dai partiti nelle campagne elettorali, perché ci si poteva fare con questi fondi praticamente qualunque tipo di attività, da quelle di tipo immobiliare agli investimenti in diamanti piuttosto che a altre attività che abbiamo potuto constatare anche attraverso la lettura dei grandi quotidiani e quindi le inchieste giornalistiche che ne sono scaturite. Si è potuto fare con i rimborsi elettorali praticamente qualunque genere di attività, tranne quella di rispondere pedissequamente appunto alle reali spese sostenute in campagna elettorale. Ora, io penso che sul finanziamento pubblico, su una sua nuova disciplina, sulla riduzione che peraltro è avvenuta in quota parte già nella scorsa legislatura, nella parte finale della scorsa legislatura, su la necessità di disciplinare il rapporto con le lobby e con i centri di interesse, il popolo italiano si aspetti una soluzione che sia rispettosa sia del regime di sobrietà, che non dovrebbe mai mancare quando si ha a che fare con le istituzioni pubbliche, a maggior ragione quando c'è una fase di crisi economica che mette a repentaglio anche il tenore sociale della popolazione, ma penso che contemporaneamente noi si debba fare grande attenzione alla salvaguardia di un principio che è quello della sovranità popolare, che rischia di venire meno se andiamo a falcidiare alcuni strumenti di garanzia come quelli che appunto in quota parte stiamo tentando di aggredire con alcune iniziative di questo periodo. Noi come Fratelli d'Italia non abbiamo atteggiamenti talebani e ideologici, abbiamo studiato, abbiamo visto, ce lo dicevano i colleghi che mi hanno preceduto poco fa, come funziona il rapporto tra cittadini e partiti nelle altre democrazie occidentali. Praticamente in tutta l'Europa continentale esiste un regime di finanziamento pubblico, magari quel che ci si aspetta in Italia è intanto che ci siano dei controlli maggiormente rigorosi e severi e che appunto si possa impedire che con i rimborsi elettorali si facciano le attività ampiamente descritte fin qui. Anche nell'Europa extracontinentale, mi riferisco alla Gran Bretagna, c'è un sostanziale equilibrio tra finanziamento pubblico e finanziamento privato. Bisogna andare in alcuni paesi, diciamo così, che hanno scoperto la democrazia più di recente, piuttosto che nella patria della democrazia, come viene definita, come vengono definiti gli Stati Uniti d'America, dove comunque intanto c'è una sorta di norma di salvaguardia che fa accedere al finanziamento pubblico i partiti neocostituiti. Ma poi attenzione, perché lì, come abbiamo potuto constatare dalla lettura del
di alcuni grandi quotidiani nelle settimane scorse, ci sono stati dei piccoli difetti di fabbricazione. Cioè le grandi lobby che hanno finanziato la politica, parliamo della campagna elettorale del Partito Democratico e di Obama, alla fine si sono trovate in mano la possibilità di esprimere il fior fiore degli ambasciatori che sono stati distribuiti in diversi paesi del pianeta. Quindi mi riferisco ovviamente a coloro i quali hanno potuto garantire un'elargizione di un contributo a Obama e alla sua campagna elettorale al di sopra di una determinata soglia sancita come requisito per accedere evidentemente ad alcune posizioni di privilegio. Quindi bisogna fare attenzione a non essere demagogici, noi siamo per il rigore assoluto, siamo soprattutto per ancorare la vita dei partiti al rispetto di regole democratiche, perché il problema non è soltanto quello dell'uso delle risorse, che ovviamente va assolutamente monitorato e controllato, ma il problema è anche quello del monitoraggio degli strumenti di partecipazione democratica. Ci sono partiti qui che magari sono più movimenti che partiti, che non hanno statuti, ma ci sono partiti che sono partiti che hanno statuti e che non hanno mai rispettato i propri statuti e che magari percepiscono egualmente o hanno percepito egualmente i rimborsi elettorali, fregandosene altamente del ruolo di cerniera e quindi di camera di compensazione tra palazzo, istituzioni e cittadini, corpi intermedi, categorie produttive, sindacati, territorio, che sono il sale della democrazia. Quindi attenzione a non gettare, come si dice in gergo, il bambino con l'acqua sporca. Su questo, come Fratelli d'Italia, stiamo riflettendo, abbiamo presentato una nostra proposta di legge che è in discussione nella commissione competente. Riteniamo che questa sia una discussione fuorviante, ci sono degli ottimi spunti che abbiamo attenzionato, altrimenti voteremmo contro tutte le mozioni, proprio ritenendo appunto questa discussione abbastanza surreale. E invece vogliamo comunque attenzionare alcuni di questi spunti perché li riteniamo validi, ma la madre di tutte le battaglie è a nostro giudizio quella di ancorare i partiti in quanto tali a svolgere il proprio ruolo precipuo che è stato smarrito in modo particolare nell'arco degli ultimi 18 anni, perché questo è stato il problema. E non è un problema che ha evidentemente coinvolto soltanto un segmento del Parlamento, un partito piuttosto che un altro. Abbiamo vissuto, dopo decenni di assemblearismo o di democrazia forse paradossalmente troppo partecipata e quindi inconcludente, abbiamo vissuto i 18 anni di leaderismo monocratico con decisioni prese quasi sempre in tutti i partiti da delle oligarchie vere e proprie, e questo evidentemente ha contribuito ad allontanare i cittadini dalla politica. E poi abbiamo discusso anche di legge elettorale, mi concedo un'ultima battuta, quando discuteremo anche della legge elettorale attenzione anche lì a non fare come capita troppo spesso in Italia, che per anni, decenni le cose vanno male e non si vogliono evidentemente mitigare ed aggiustare, poi all'improvviso si prende, si abolisce tutto e si passa dalla padella alla brace. Anche sulla legge elettorale i cittadini ci chiedono di poter partecipare, non ci chiedono di passare dal porcellum al mattarellum, cioè a un altro strumento arbitrario e soggettivo attraverso il quale le oligarchie dei partiti scelgono i candidati nei collegi uninominali, tanto per cambiare, magari favorendo qualche persona amica del segretario di turno e penalizzando qualche altra persona mandandola in collegi evidentemente meno buoni. Quindi queste riflessioni dovrebbero, a mio giudizio, diventare parte integrante di un pacchetto complessivo che dovrebbe vedere in maniera trasversale una discussione costruttiva tesa a coinvolgere i cittadini, a riscattare una brutta pagina della storia nazionale che evidentemente è stata così dipinta, così si è articolata nel corso del tempo e ha prodotto le anomalie che in più persone abbiamo denunciato anche all'interno del Parlamento. E per affrontare questa discussione bisogna avere, e concludo, degli obiettivi strategici. Il nostro obiettivo strategico è innanzitutto la salvaguardia del diritto alla libertà dei cittadini a vedere comunque le proprie istanze manifestate e rappresentate all'interno del Parlamento senza che qualcuno le monopolizzi anche attraverso il finanziamento privato o addirittura l'esclusivo finanziamento privato, anche perché noi non siamo un paese di centinaia di milioni di abitanti, non abbiamo migliaia e migliaia di grandi industrie,
Quindi c'è il rischio, se dovesse passare una norma talebana da questo punto di vista, che ogni grande gruppo industriale, si possono contare in Italia sulle punte delle dita di due mani, vada a fare la spesa al banco ortofrutticolo e si compri letteralmente un partito a discapito della libertà dei cittadini, a discapito della sovranità popolare.